Ieri in tutta Italia si è celebrata la giornata della liberazione del 25 di aprile, una giornata storica, credo 75 anni fa, se non vado errato, no? 73 anni fa, 72. Benvenuto a Paolo Crespino, segretario del Partito Democratico di Caltagirone. Buonasera. E benvenuto a Giacomo Pulvirenti, componente della segreteria provinciale del Partito Democratico. Buonasera, grazie di essere qui con noi. Buonasera. Dicevo, ieri giornata canonica in tutta Italia è stata celebrata la giornata della liberazione. La nostra è una società democratica, non per definizione, ma perché quella data, 72 anni fa, fu la data che sancì la fine di un periodo certamente oscuro per la democrazia italiana e che appunto con il 25 aprile, con tutti i fatti storici, ecco, viene ricordata questa ricorrenza per rinverdire ogni anno che non è una giornata soltanto di vacanze o di ponti più o meno allungati, ma è una giornata che ha un significato storico, diciamo che è una pietra basilare, diciamo, su dove si fonda la democrazia repubblicana della nostra Italia. A Caltagirone pare che sia successo qualcosa. Per la prima volta non è stata deposta ufficialmente la corona d'alloro a ricordo delle tante vittime, diciamo, che si sacrificarono per rendere questa nostra Italia più democratica, più libera, più quella che è oggi. Cominciamo da qui. Chi prende la parola? Il segretario del Partito Democratico, prego. Sì, ieri è stata. Siete usciti fuori con un comunicato stampa. Tra siamo l'altro, usciti ieri sera. Non l'ho neanche letto, lo stavo guardando ora. Lo leggo? No, lo succinto. No, no, va bene così. Preferisci. Sì, ieri è stata appunto la festa della liberazione e abbiamo appreso di un comunicato stampa del sindaco di Caltagirone apparso sul sito del comune. Quindi non è un comunicato dell'ufficio stampa? Un comunicato stampa del sindaco Ioppolo, con un messaggio del sindaco Ioppolo apparso appunto sul sito del comune e sul quotidiano La Sicilia, con cui il sindaco inviava appunto questo messaggio di pacificazione nazionale e sociale, paragonando sostanzialmente chi alla fine della Seconda Guerra Mondiale ha combattuto in Italia per appunto liberarla dal regime fascista, quindi da una dittatura che ha causato tanti morti e tanti danni a questa nazione, a chi invece appunto militava tra le fila del partito di Mussolini. Ecco, noi riteniamo che questa sia una cosa grave, non perché ovviamente se è giusto dare rispetto e avere rispetto per tutti i morti, riteniamo che il 25 aprile sia una festa dedicata appunto a chi pagando con la propria vita, uomini e donne di qualsiasi colore politico, perché non è una festa riservata appunto solo a una parte politica, ma è una festa appunto della nazione. Per questa ragione viene festeggiata in tutta Italia con celebrazioni solenni a cui prendono parte le istituzioni, il Presidente della Repubblica. Riteniamo che sia stato grave non appunto rispettare e rendere onore alla memoria di chi oggi ci consente di essere liberi e di vivere in una nazione democratica e se questo è possibile appunto grazie a loro. Quindi abbiamo ritenuto di dover spendere due parole e criticare appunto questo atteggiamento e questo comunicato del sindaco e per questo abbiamo deciso e abbiamo voluto invitare, vogliamo invitare la città venerdì 28 aprile alle ore 19 al Monumento dei Caduti per rendere omaggio appunto a chi ha consentito che l'Italia fosse un paese libero e non fosse più oppresso dalla dittatura fascista. Quindi invitiamo la città, è un'iniziativa che abbiamo preso come Partito Democratico, ma abbiamo invitato e invitiamo tutta la città, i sindacati, le associazioni, i partiti politici a partecipare a questa iniziativa, che non sarà un'iniziativa ovviamente di parte, perché ricordo che della resistenza non facevano parte solo i comunisti o persone con una certa idea politica, ideologia politica, ma i partigiani erano tutti. C'è un'associazione dei partigiani. Sì, c'è anche l'AMPI a Caltagirone che abbiamo ovviamente invitato a partecipare. Abbiamo ritenuto questa, diciamo, una cosa sgradevole da parte dell'amministrazione, in particolare del sindaco che rappresenta tutti, perché seppur vanno rispettate le idee, le ideologie di tutti, io ritengo e noi riteniamo che
chi rappresenta una città, chi rappresenta le istituzioni, e in questo caso le istituzioni della Repubblica Italiana, non può mancare di rispetto a chi ha reso possibile che oggi esista una Repubblica Italiana democratica, e quindi abbiamo voluto criticare questo comunicato, e di contro vogliamo rendere onore, noi vogliamo che la città renda onore, appunto, ricordi la festa del 25 aprile, che non è, ripeto, una festa di parte, ma una festa di tutti, di tutta la nazione e di tutta l'Italia. Caltagirone antifascista, Giacomo Pulvirenti. Sì, Paolo ha perfettamente rappresentato il nostro stato d'animo, il nostro sentimento, la nostra posizione politica, rispetto alla quale io, per la verità, poco da aggiungere. Noi siamo rimasti letteralmente allibiti dal leggere il comunicato stampa del sindaco, che proprio per il giorno della festa della liberazione ha ritenuto di dover compiere un atto di intollerabile revisionismo storico, oltre che politico, cercando di far passare un messaggio per cui tutti coloro i quali hanno combattuto per un ideale meritano pari dignità e pari onore e riconoscimento. Espressamente si fa riferimento in quel comunicato stampa a tutti i caduti, a prescindere dal colore delle divise che indossavano. Io dico no, i morti non sono tutti uguali, non c'è una macabra competizione tra morti, ma i morti non sono tutti uguali. Ci sono state persone che hanno dato la vita per la nostra libertà, per consentire a me, a te, a Paolo, al sindaco Ioppolo e a chiunque altro di poter dire serenamente quel che si pensa. E ci sono stati altri che invece hanno combattuto per difendere un regime antidemocratico, guerrafondaio, che tanti danni ha fatto nella nostra nazione. Allora, le persone che in buona fede si schierarono a difesa della Repubblica di Salò meritano rispetto, ma gli eroi sono altri. Gli eroi sono coloro i quali hanno combattuto e hanno dato la vita per garantire la democrazia e la libertà in Italia. A quelle persone deve andare la nostra riconoscenza, perché se noi oggi siamo, ripeto, nelle condizioni di poter dire serenamente e liberamente quel che pensiamo, lo dobbiamo non ai repubblichini di Salò, ma lo dobbiamo ai partigiani. Quindi a quelle persone la nostra gratitudine e la nostra memoria e il nostro ricordo. Avere posto gli uni e gli altri sullo stesso piano, ripeto, è un comportamento inaccettabile che ha offeso, per quello che ci riguarda, la memoria di quelle persone e delle loro famiglie, dei loro discendenti. Quindi, come un atto di risarcimento, noi vorremmo che la città si dissociasse dalle parole del sindaco con questa iniziativa che si celebrerà venerdì alle ore 19 al Monumento dei Caduti, allorquando deporremo una corona a loro. Vorrei precisare che questa iniziativa l'ha presa il Partito Democratico, avrebbe potuto prenderla e magari ci saranno altre iniziative che prenderanno altri soggetti individuali o collettivi, ma non è una manifestazione politica, ripeto, è una manifestazione con la quale la città si dissocerà da questa forma di revisionismo, e Caltagirone lo deve a se stessa, perché Caltagirone, ricordiamolo, non spetta a me dirlo, è la patria di Don Luigi Sturzo, che fu mandato in esilio dal regime fascista. La festa della liberazione non è la festa dei comunisti o della sinistra o di altri, è di tutte le persone che hanno a cuore i valori della libertà e della democrazia. Quindi tutte le persone che hanno a cuore i valori della libertà e della democrazia, che in questo momento, in questo passaggio, facessero sentire la loro voce, battessero un colpo con la loro presenza a questo momento che si celebrerà senza la presenza di bandiere. Ripeto, l'iniziativa l'ha preso il Partito Democratico, ma noi non andremo a questa iniziativa con le bandiere del Partito Democratico. Per questo deve essere un momento di tutti, non di una sola parte. Invitiamo quindi a partecipare cittadini, associazioni, movimenti, sindacati e istituzioni. Invitiamo a partecipare tutti. L'ultima precisazione che vorrei fare: abbiamo scelto come atto simbolico quello di deporre appunto una corona d'alloro al Monumento dei Caduti, senza andare molto per il sottile su aspetti storici
o storiografici, che cosa rappresenta il monumento dei caduti, è semplicemente, diciamo, uno spazio fisico, è un gesto fisico che vuole richiamare un valore e un ideale, ecco, tutto qui. Speriamo che non sia, che sia chiaro che non è un'azione intrapresa da una parte partitica. Io, se mi posso permettere, questo non dipende tanto e solo da noi. Noi possiamo fare la nostra parte in questo senso, ripeto, organizzando, cioè essendo lì presenti senza le nostre insegne e senza le nostre bandiere. Ma questo messaggio tanto più sarà forte quanto più saranno persone comuni, tra virgolette, a partecipare, perché è chiaro che se lì ci dovessero essere soltanto militanti, simpatizzanti, dirigenti del PD, sarà un conto. No, ma non è un problema di flop, perché io questo genere di cose non mi piace pensarle flop, non flop, quante persone partecipano, quante persone non partecipano. Cioè, il valore di questa cosa sarà, uno, se parteciperanno soltanto esponenti, dirigenti, elettori, simpatizzanti del PD, sarà un'altra cosa se dovessero venire persone che non hanno una precisa identità politica o persone appartenenti ad altre formazioni politiche, che non saranno ospiti ma saranno compartecipi ad un atto e ad un momento che ha il valore che stiamo cercando di rappresentare, cioè, lo ribadisco per ulteriore chiarezza, rispetto nei confronti di tutti i morti. Ma la festa di tutti i morti è il 2 novembre, il 25 aprile è un'altra festa, è la festa di quelli che sono morti per darci la libertà. Quindi non facciamo confusione tra cose diverse, perché questo è un gesto assolutamente improprio. Allora, se la regia mi aiuta con una telecamera, vorrei leggere, perché è giusto dargli il giusto spazio, io ho acquisito questa cosa poco prima di andare in onda stasera, il comunicato stampa che testé mi è stato recapitato dalla redazione. Possiamo leggerlo assieme, il comunicato stampa del Comune di Caltagirone, con le parole del sindaco, datato 24 aprile. 25 aprile, il sindaco Ioppolo, appello di vera pacificazione nazionale e sociale. Intento cogliere l'occasione della ricorrenza del 25 aprile per lanciare dalla democratica città di Caltagirone un appello di vera pacificazione nazionale e sociale. In tempi tanto difficili come quelli che attraversiamo, ci siano esempio e monito il colore e la forgia di tutte le divise, quelle che nel recente passato in Italia combatterono da una parte e dall'altra, credendo ognuna nella perennità dei propri valori. E il messaggio, continua il comunicato del sindaco di Caltagirone Gino Ioppoli, in occasione della festa della liberazione. Continua il sindaco: i concetti di democrazia e di libertà possono essere riempiti di contenuti soltanto attraverso gli ideali e l'esempio di quanti, pur se diversi, per essi morirono a 20 anni. Caltagirone, 24 aprile 2017, l'ufficio stampa del Comune di Caltagirone. Ecco, quindi io Vabbè, io devo leggerlo per una questione di correttezza, scusa, tra l'altro lo sconoscevo, quindi. Io ti ringrazio. Mi sembra, abbiamo fatto riferimento a questo comunicato, credo che la gente abbia giusto contezza. Lo so, credo che sia passato nella nostra edizione del giornale. Per cui voglio io ti ringrazio per averlo letto, perché rende probabilmente ancora più chiaro quello che stiamo cercando di dire. Il sindaco scrive che dovrebbero essere da esempio i colori di tutte le divise, quindi anche quella dei fascisti. Per quello che mi riguarda, le divise dei fascisti non sono un esempio. Rispetto, ripeto, a tutti quelli che sono morti perché credevano in un determinato ideale, ma gli eroi sono altri. Coloro i quali sono morti per difendere il regime fascista non sono eroi. Gli eroi sono altri. Diciamo che non sono gli eroi di questa democrazia. Non sono gli eroi di questa democrazia. Non sono eroi. Se il rispetto per tutte le idee passa attraverso la violenza, la forza e la dittatura, non credo che sia un concetto corretto di democrazia e di libertà. Perché se da quello io evinco, rileggendo, sorridevo perché rileggendole si evince che comunque chi ha lottato e chi ha combattuto e ha indossato una divisa seguendo i propri ideali, cioè, va rispettato indifferentemente dal risultato del 25 aprile di 72 anni. Esatto, chi ha combattuto e chi ha combattuto con l'esercito fascista era nel giusto, perché faceva rispettare la propria ideologia. Poi il come la faceva rispettare è chiaro che è noto a tutti, è evidente a tutti. Va bene.
Chiarito questo, l'appello quindi è per venerdì alle ore 19. Monumento dei caduti in via Roma. Appuntamento al Monumento dei caduti in via Roma per la deposizione di una corona d'alloro a ricordo di questa ricorrenza. È un invito rivolto a tutti, non c'è un'etichetta di partenza politica, partitica, perché di politica si tratta, diciamo, giusto? Perché certamente c'è una scelta politica con la P maiuscola. Sì, si tratta di politica, assolutissimamente. Va bene, grazie. Poi venerdì, se c'è possibilità, diamo una... ricordare... Sì, non pensavo al resoconto. Allora. Pensavo alle primarie di domenica 30. Segretario, ci vediamo venerdì prossimamente. Grazie a Paolo Crispino, segretario del PD, grazie a Giacomo Pulvirenti della segreteria provinciale del Partito Democratico. Grazie, alla prossima, buona serata. Grazie. Pausa pubblicitaria, ci vediamo dopo.